Prima giornata in Serie A, il posticipo del martedì vede affrontarsi la squadra di Calciotto, maglia gialla contro Atletico San Lorenzo. Punteggio ovviamente di 0-0, partita iniziata da pochi secondi, c'è già un calcio di punizione per i gialli sulla palla Luciano Somma, posizione abbastanza distante, ci prova Somma con il destro, raso terra Nani, nessun problema, si accartoccia, qualche problema fisico ha tenuto in dubbio il portierone fino a pochi attimi dal match, poi ha stretto i denti, infiltrazione per lui, ce l'ha fatta regolarmente in campo D'Agostino per Salzano, nuovo acquisto talentuoso direttamente dalla Serie D da parte di San Lorenzo, sbaglia il tocco e Cafasso alla Inler, si gira per Simone Artina, all'indietro per Botta, il centrale è ultimo uomo, allarga bene per Cafasso. Buona la palla per Alessandro Urmo, quest'anno il bomber dei gialli, palla per Molica che però non riesce a controllare, rimessa laterale per il San Lorenzo, si affrontano due compagini storiche del torneo San Nazaro, San Lorenzo che ha centrato una doppia finale nella scorsa stagione, finale sia nel torneo invernale che in quello estivo, purtroppo doppia sconfitta. Ci riproveranno quest'anno i ragazzi di Capitan Sasi Martino, quest'oggi schierato nell'inedito ruolo di centrocampista centrale davanti alla difesa, un po' alla De Rossi. Palla per Vicris, la gioca proprio per Martino, scambia ancora con Vicris sulla sinistra. Difficoltà, buono il dribbling su Olmo, ancora poi Sanità che si gira, un dribbling di troppo, poi gira la palla per Franco Alberini, ultimo baluardo dei suoi, la gioca per Salzano. Zano pressato da Agostino, poi tiene il pallone in campo. Ancora Alberini è pressato. La gioca bene per Salzano, rimessa laterale perché Nanni Torino sporca il passaggio. Lunga la rimessa laterale di D'Agostino, Somma di testa a cercare Molica. Ancora il numero, palla filtrante con D'Agostino che però intercetta e cambia subito il gioco per Ferraro. Il Ferraro lungo in avanti a cercare Speziale, palla che rimbalza Artina senza fronzoli, allontana di testa Martino, prosegue però l'attacco dei bianchi fin quando Artina non ferma tutto e riparte sulla sinistra, palla buona dentro dove però non può arrivare nessuno se non Nani che fa girare per Vigrist, fasi un po' di studio del match, nessuna occasione da rete, attenzione a Nani Torino. La palla ancora per il San Lorenzo che recupera e poi il tiro improvviso di Olmo che incrocia il destro, palla che però si spegne in fallo laterale addirittura, anzi no, c'è il fondo secondo l'arbitro Ciro Apicella, sezione Antignano qui inquadrato. Vicris, vediamo se galoppa sulla fascia, non lo fa, gioca la palla indietro per Alberini, ancora Vicris, cambia gioco male però attenzione, qui Olmo non riesce a tenere il pallone in campo, seguiamo un paio di azioni prima di chiudere il collegamento. Vicris lungo per Speziale, la spizza di testa c'è però soltanto Matteo Botta che la gioca per Somma, ancora Botta, ha un po' di spazio Botta, poi serve Olmo, ancora Olmo che gioca largo sulla destra, Olmo parte in progressione, Olmo, Vicris, intervento pulito sul pallone, ferma tutto, poi però un rimpallo, Martino, vediamo se parte il contropiede di San Lorenzo con Speziale, la sponda per Vicris, ancora l'1-2, Vicris potrebbe calciare, Vicris il dribbling, Botta, ferma tutto e riparte il contropiede del gialli con Olmo a grandi falcate, attenzione, Olmo rientra, vediamo se esplode il destro, Olmo, palla alta, 0-0, seguiamo l'ultimissima azione prima di chiudere perché la partita è davvero interessante, uomini contati per il San Lorenzo mentre invece Capitan Mario Barbieri è fuori per la rotazione, ancora qualche minuto di attesa per lui, Vicris, la gioca bene per Salzano, difficoltoso il suo controllo e Somma recupera, appoggia all'indietro per Artina, ancora Somma, ancora Artina, poi Somma, bello lo scambio, ancora il triangolo, il tacco addirittura di Artina che si gasa, rimessa laterale, ancora Artina, il cross in mezzo, non c'è nessuno, 0-0 tra San Lorenzo e squadra di Calciotto, chiudiamo qui il nostro collegamento.